questa puntata dei grandi del calcio del Friuli Venezia Giulia focalizziamo l'attenzione su Fabio Cudicini, uno dei più grandi portieri del calcio italiano, che iniziò nel professionismo con la maglia dell'Udinese, poi vestì le casacche della Roma e del Brescia e che trovò la sua consacrazione con il Milan. Con la formazione rossonera vinse praticamente tutto. Fabio Cudicini l'ho conosciuto, diciamo, quando ero giovanissimo e sono arrivato all'Udinese. Lui invece era arrivato dal Ponziana, squadra di Trieste, assieme ad altri due giocatori, a Cerqueni, Oscar Cerqueni una punta e a Gruber un mediano. E Fabio Cudicini subito si rivelò un giovane portiere di grande affidabilità. Ovviamente aveva una statura un po' anomala per quei tempi, perché lui è alto 1,90, di solito i portieri non superavano mai l'1,80, 1,82 di altezza e virtualmente figuravano essere grandi. Al giorno d'oggi le cose sono molto cambiate. E allora questa sua figura così, che si stagliava vestita di nero molto alta, faceva un po' impressione, perché era, diciamo, l'unico portiere allora che in Italia avesse quella statura. Sono andato a scuola fino alla quinta liceo scientifico, per cui indubbiamente un anno poi l'ho anche rifatto, ripetuto, e quindi c'erano dei problemi indubbiamente a livello di tempo, perché tra l'altro io in quel periodo gli allenamenti andavo a farli a Udine, il ritorno ovviamente arrivava verso sera e quindi anche per studiare non è che ci fosse molta possibilità. Sveglie molto, molto mattutine, tipo 5:30, 6 eccetera, per fare almeno un paio d'ore. E poi, insomma, e poi andavamo allo sbaraglio. Il primo album, il primissimo, negli anni 60-61, delle famose figurine Panini, e devo dire che è stato, lo guardo con piacere, perché sono ricordo, a parte questione personale, ma perché più che altro mi interessa rivedere i miei compagni, che ovviamente da tanti anni non vedo più. Gli sarebbe piaciuto fare il tennista o giocare nel ruolo di mezzala, ma alla fine la voglia di parare l'impossibile lo ha portato a diventare uno dei portieri più forti d'Europa. Ha iniziato la sua carriera all'Udinese, la sua carriera a livelli importanti, perché la sua carriera la iniziò nel Ponziana, la seconda squadra calcistica di Trieste. Ma inizialmente c'era un dubbio in Fabio Cudicini se dedicarsi al calcio, alla pallacanestro o al tennis, perché era veramente un bravo tennista. Fece parte anche della nazionale juniores di tennis, era più di una promessa, però alla fine, consigliato anche dal padre Guglielmo Cudicini, che è stato giocatore professionista nella Triestina, ha giocato per esempio con Rocco dal 32 al 34, ha iniziato a giocare nel Ponziana, poi è andato nel Prato, nella Triestina, ancora nel Prato, nella Triestina, nel Bassano e ha finito la carriera nel Ponziana. Dicevo, il padre alla fine lo ha convinto, assieme all'allenatore Carlo Lupo, a dedicarsi anima e core al calcio. Fabio era molto bravo anche a giocare a tennis. E infatti c'era quasi il dubbio di scegliere se continuare a giocare a tennis oppure giocare al calcio. E l'Udinese è stato per lui un trampolino di lancio. Fece il suo esordio tra i professionisti con la maglia dell'Udinese, poi passò alla Roma e infine al Brescia, prima di approdare al grande Milan. Venne a Udine dopo aver sostenuto un provino nel 54, lo sostenne, a dire il vero, anche per il Modena e per l'Inter. Poi il padre, che conosceva l'allenatore di allora dell'Udinese, Giuseppe Bigogno, lo consigliò e l'Udinese lo acquistò e fece davvero un bel affare, perché lo pagò poco. E Cudicini debuttò, ricordo, nel marzo del 1956, quindi campionato di B 55-56, al Moretti contro il Brescia. L'Udinese vinse 3-0, Cudicini fece un partitone e io, che ricordo che ero in gradinata, feci un commento e dissi: è meglio di Viola. Viola era il portiere della Juventus, era anche il portiere della Nazionale, si
alternava in porta con gli azzurri assieme a Ghezzi e poi Lovati. E ricordo che alcuni spettatori, sentendo quella frase, dissero: ragazzino, calma. Vabbè, sono stato facile profeta, perché poi Cudicini viene ricordato come uno dei migliori 10 portieri del dopoguerra in Italia. Giocò nell'Udinese con buoni risultati, ma per poco tempo, poi fu acquistato dalla Roma e lì rimase parecchio tempo. Io poi lo incontrai come diciamo nemico nei derby quando giocavo nella Lazio, ma sta di fatto che fu una amicizia la nostra, nata così spontaneamente. Un ragazzo assolutamente di prima qualità, una persona molto gradevole, un ragazzo sempre di grande buon senso e, come dicevo, estremamente affidabile. D'altro canto, il ruolo, per quel ruolo ci vuole proprio l'affidabilità. Nell'Udinese poi debuttò in A il 2 dicembre del 1956, Udinese-Napoli, e fece un partitone. Il mio fisico longilineo, quindi con le braccia un po' più lunghe o gambe anche, non mi permetteva di essere compatto nelle mie azioni di gioco, cioè ero un attimino un po' con gli arti che si muovevano magari in maniera un po', come dire, dinoccolata, se vogliamo. Io, per questioni anche di praticità, di efficacia, sulle palle basse, se i tiri venivano scagliati da distanza ravvicinata, io a quel punto non cercavo il tuffo, cercavo, se la palla era portata di gamba, di spaccata, se vogliamo, cercavo di difendermi così. Sì. Rimase a Udine sino alla stagione 57-58, quando poi passò alla Roma. Ricordo che nella sua ultima stagione in Friuli fu uno dei protagonisti, giocò quasi tutte le gare nel girone di andata, perché il titolare dell'Udinese, che era Gianni Romano, era all'Aventino perché era in disaccordo con la società, con il presidente del bianconero Dino Bruseschi, sull'entità dell'ingaggio che la società doveva garantirgli. E Cudicini sbaglia poco, pochissimo. Ricordo una, due gare al massimo in cui fu protagonista in negativo, in particolare la gara di Firenze, Fiorentina-Udinese, del 29 settembre 1957, vinse la squadra viola per 2-0 e le reti della formazione toscana furono attribuite a due papere di Cudicini, ma la sua avventura bianconera fu più che positiva. Lui aveva, diciamo, tutte le qualità del portiere. Il discorso qual era? Che, vista la statura, che ripeto allora era unica, le palle rapide a terra potevano metterlo in difficoltà, però usciva facilmente perché aveva la statura, riusciva a rimediare alcune situazioni appunto anche con l'apertura delle braccia. Ovviamente a mezza altezza o palla alta erano le palle che lui preferiva. Passò alla Roma, inizialmente fece da riserva all'allora titolare Luciano Panetti, che era un signor portiere. Per 2 anni giocò poco, 3 volte, 3 apparizioni in campionato. Poi Panetti, avanti con gli anni, dovette cedergli il posto e Cudicini si esaltò come portiere di sicuro affidamento. Vinse nel 1960-61 il suo primo alloro, la Coppa delle Fiere, la futura Coppa UEFA, e vinse anche nel 63-64 la Coppa Italia. Mi ricordo benissimo che Marino Bergamasco lo allenava, diciamo, fino allo stremo, proprio sulle palle basse, sulle palle radenti, sulle palle a terra, dove ovviamente, avendo la statura, lui aveva qualche difficoltà. Rimase alla Roma sino al campionato 65-66. La squadra giallorossa era allenata da Oronzo Pugliese e a un certo punto, pur giocando 29 partite, pur facendo il suo sacrosanto dovere, Cudicini ebbe inspiegabilmente
il ben servito dalla società capitolina che lo cedette al Brescia. Lui a Brescia andò malvolentieri, si comportò dignitosamente, però il tecnico delle rondinelle non lo vedeva di buon occhio e il rapporto fu sempre particolare. Disputò solo 18 gare, le altre 16 videro a difesa della porta della squadra lombarda Luigi Brotto. E poi il Milan, ben sapendo che Cudicini a Brescia stava malvolentieri, si fece vivo, lo contattò e lo portò a Milano. Dove lo contattò? Lo contattò a Monrupino nel giugno del 1967. Cudicini era a pranzo con la famiglia, con i suoceri, e in quell'esercizio pubblico entrò Nereo Rocco. Ovviamente conosceva Cudicini, gli si avvicinò, parlò con lui e gli prospettò l'idea di andare al Milan. E facilmente intuibile cosa rispose Cudicini: non vedeva l'ora di andare via dal Brescia. Poi come si fa a dire di no ad un'offerta del Milan? E lì iniziò la grande, grandissima carriera di questo portiere che, ripeto, va considerato uno dei migliori 10 estremi difensori del calcio italiano nel dopoguerra. Secondo dei portieri della storia del Milan è Fabio Cudicini, il ragno nero, soprannominato così a causa della sua divisa tutta nera e della sua grande capacità di distendersi a parare palloni dappertutto. Le sue braccia e le sue gambe sembravano le zampe di un ragno, si allungavano in tutti i meandri della porta, anche i più distanti. Coraggioso nelle uscite, è stato una certezza per il Milan di Rocco, con il quale ha vinto uno scudetto, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia. Con il Milan lui arrivò e fu sottoposto a un durissimo lavoro da Marino Bergamasco, quasi sempre con il pallone ma anche con le attrezzature, e da lì cominciò a giocare, perché all'inizio non era titolare, cominciò a giocare. Abbiamo fatto un paio di partite nella De Martino, che allora si giocava di mercoledì. Abbiamo vinto un derby ad Appiano Gentile, da una parte c'era in panchina Nereo Rocco e dall'altra c'era Elenio Herrera, 4-0, quindi fu un successo incredibile. Subito dopo lui entrò in prima squadra, non uscì più, divenne il famoso ragno nero, stabilì dei record, e direi che la cura di Marino Bergamasco, che era il fedelissimo collaboratore del signor Rocco, ebbe degli effetti straordinari. Erano tutti e tre triestini, grande rispetto tra di loro, e ovviamente sia Marino Bergamasco che noi giocatori davamo del lei ovviamente al signor Rocco, ma soprattutto anche tra Fabio Cudicini e Marino Bergamasco c'era una grande amicizia ma un grande rispetto. Arriva al Milan già maturo, a 32 anni, e con il diavolo rossonero Cudicini vince praticamente tutto: uno scudetto, una Coppa Campioni, una Coppa Italia, una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, e a San Siro stabilisce il record di imbattibilità casalinga con il Milan, fissato a 1132 minuti. Ma evidentemente non era stato sfruttato fisicamente, oppure, ripeto, il lavoro che faceva prima non era del tutto adatto a quello che era la sua fisicità, e indubbiamente con l'esperienza che aveva Marino Bergamasco trovò la strada giusta per, diciamo, far riesplodere questo giocatore che, ripeto, era affidabile ma non vinceva le partite talvolta da solo, come invece poi gli è accaduto. Perché ad esempio in molte occasioni, mi ricordo, teneva la squadra in partita, nel senso che si esibiva con un paio di parate e tu continuavi a giocare ancora sullo 0-0, poi magari alla fine, perché era un Milan che segnava a ripetizione, vincevi 3-4-0, però se fossimo andati in svantaggio sarebbe accaduta la stessa cosa, non lo sappiamo, però sta di fatto che era meglio che la partita rimanesse sullo 0-0. Nel Milan vinse praticamente tutto, perché al suo primo anno
si aggiudicò lo scudetto, poi sempre in quella stagione 67-68 vinse la Coppa delle Coppe, finale a Rotterdam contro l'Amburgo 2-0 per i rossoneri. L'anno successivo il Milan non bissò la vittoria in campionato, ma si aggiudicò alla grande la Coppa dei Campioni il 28 di maggio 1969 al Santiago Bernabéu contro l'Ajax di Cruyff 4-1. Ricordo tre splendide reti di Pierino Prati. La sua, diciamo, leggenda, perché possiamo dirlo, nacque in quegli anni. Io ovviamente ho assistito soltanto ad un anno e poi per il resto ho seguito, no, come amico e come appassionato di calcio. Secondo me il grande merito di Cudicini fu quello di aver respinto l'assalto dei campioni in carica, che erano gli inglesi del Manchester United, perché Cudicini nella tana del Manchester il 15 maggio 1969, si giocava le semifinali, fu semplicemente straordinario, tant'è che dopo quella partita fu chiamato il Ragno Nero, prendeva tutto, di piede, di mano. E, oltretutto, anche se eravamo il 15 maggio, quella sera all'Old Trafford faceva veramente freddo e lui scese in campo col calzamaglia, quindi era tutto nero. Per far gol bisognava che fosse imparabile, oppure che lui commettesse un madornale errore o sciocchezza, come gli capitò di raccogliere la palla, gli passò in mezzo alle gambe, una palla in oca, prese gol. Perché ai grandi portieri succede sempre di avere degli inconvenienti di questo tipo. Il portiere medio invece queste situazioni non le vive, però prende molti più gol nella situazione normale di una parata. Al primo minuto della ripresa pareggiano i Granata. Agroppi tenta un tiro da fuori area che Cudicini, dopo aver controllato, si lascia sfuggire tra le gambe. Una specie di beffa. Queste sono cose che rimangono impresso per tutta la vita. Vi ricordo anche perché era una giornata particolare, in quanto domenica non si era giocato per questioni di impraticabilità di campo causa neve, e quindi abbiamo giocato il giorno dopo, sempre su un campo però quasi impossibile. Il mio allenatore, che era Paolo Rocco, che tutti conoscono, nel suo vernacolo triestino, nell'intervallo mi disse: beh, a te non dico niente, però la monada, come diceva lui, cioè la sciocchezza in italiano, era talmente grossa che non valeva la pena di parlarne neanche, insomma. Quella calzamaglia nera, quel fisico alto e slanciato, le sue caratteristiche principali, che lo portarono a diventare il famoso Ragno Nero. Fabio Cudicini è sempre stato un portiere affidabile, fin dall'inizio, però parava il parabile. Quando venne a Milano iniziò a parare l'imparabile, e ovviamente con la sua statura, poi aveva questa mise nera, e è riuscito ad esempio in alcune partite sia di Coppa che di campionato importanti a togliere addirittura la palla che sembrava fosse già dentro, allungando queste braccia che ovviamente avevano la proporzione del suo corpo. E non mi ricordo però quale giornalista gli venne in mente che disse: sembra un ragno, no? E allora l'altro aggiunse: nero, perché aveva la divisa nera, e venne fuori il discorso del Ragno Nero. Il primo a definirlo Ragno Nero, o comunque a paragonarlo con un celeberrimo Ragno Nero, fu Matt Busby, il leggendario tecnico del Manchester United, che aveva in attacco un trio formidabile: Bobby Charlton, Best e Dennis Lowe, quel Dennis Lowe che giocò nel Torino assieme a Joe Baker nella stagione 1961-62. Cudicini disse di no a tutti i tiri, anche quelli che sembravano destinati nel sacco, e nulla poté soltanto di fronte a un capolavoro al minuto 70 di Bobby Charlton. Alla fine
Io ero davanti al televisore, incollato, a vedere quell'incontro. Alla fine il telecronista, che era il famoso, mitico Nicolò Carosio, entusiasta per la prestazione del Milan, per i miracoli, tra virgolette, di Cudicini, prima di chiudere il collegamento disse: bene, a questo punto, perché faceva anche freddo, ripeto, a questo punto mi vado a bere un buon whiskaccio, e così salutò i telespettatori. Io ricordo con molto piacere questo grande calciatore, è un grande amico, una persona indubbiamente bella, una persona da stimare e che era un piacere frequentare. Cudicini nel Milan ha giocato complessivamente 183 partite, di cui 127 in campionato, e nel 1969, che evidentemente è il suo anno magico, vinse anche la Coppa Intercontinentale 3-0 a Milano contro l'Estudiantes, 1-2 in Argentina, ma fu una gara clamorosa, una gara in cui ci fu la caccia all'uomo, perché gli argentini fecero di tutto per picchiare i giocatori del Milan, tra i quali militava anche un ex Granata, Néstor Combén. E Néstor Combén dovette uscire in barella, fu colpito al naso, aveva uno zigomo rotto, le immagini furono veramente tristi e tragiche per quella che doveva essere una partita di calcio, e alla fine fu la caccia all'uomo, una battaglia con protagonisti in negativo, i giocatori delle Estudiantes. Quindi Cudicini ha vinto il campionato con il Milan, ha vinto prima la Coppa delle Coppe, ha vinto il campionato, ha vinto la Coppa dei Campioni, ha vinto la Coppa Intercontinentale, gli mancava soltanto la Coppa Italia, però proprio la sua ultima apparizione con il Milan, la sua ultima apparizione da calciatore, nel giugno del 1972 si tolse anche questa grossa soddisfazione. Vinse la Coppa Italia, finale all'Olimpico contro il Napoli, 2-0 per il Milan. Era un portiere straordinario, Fabio Cudicini, un portiere che ha scritto la storia del calcio italiano, ha scritto soprattutto la storia del Milan, un portiere che però paradossalmente non indossò mai la maglia della nazionale, d'altronde in quel periodo era troppo forte la concorrenza. Lui aveva una forte concorrenza in quel periodo di Albertosi, di portieri giovani che erano molto importanti, e come spesso tradizione nella nazionale, chi arriva dopo deve mettersi in fila, ma ovviamente avendo l'età che aveva, 32 anni, metterlo in fila o Fabio Cudicini veniva convocato e giocava in nazionale, oppure convocarlo per, diciamo, fare la riserva di Albertosi eccetera, non era il caso. Io credo che giustamente gli allenatori, i commissari tecnici della nazionale, avendo già dei portieri molto interessanti, lasciarono insomma in pace Cudicini, che poi non si rammaricò nemmeno, perché ha vinto ovviamente Scudetto, Coppa delle Coppe, Coppa Intercontinentale, Coppa Campioni, cioè si è tolto dopo i 32 anni grandissime soddisfazioni. Quella Cudicini è una famiglia con il DNA di calciatori, la tradizione è quella calcistica, con il papà Guglielmo che giocava ai tempi di Rocco con Fabio Cudicini, grandissimo portiere del Milan, e poi con il figlio Carlo che arrivò a indossare anche la casacca del Chelsea e è stato nominato come miglior calciatore italiano all'estero. Una famiglia di autentici sportivi, ho già detto che Guglielmo Cudicini, classe 1903, è stato un buon giocatore anche a livello professionistico, ha giocato per 16 anni, poi ci fu appunto Fabio Cudicini e infine Carlo Cudicini, che si esaltò nella Premier League. Iniziò a giocare nelle giovanili del Milan, poi passò anche al Como, alla Lazio, ma esplose in Inghilterra nel Chelsea e poi passò anche al Tottenham. Ma il vero Carlo Cudicini, il portiere tra i migliori anche a livello europeo, fu quello
ammirato nelle file del Chelsea. Fin da piccolo, perché comunque tutte le persone che gli stavano accanto mi hanno sempre fatto capire la grossa carriera che aveva fatto mio padre, l'hanno sempre dipinto, ritratto come un grandissimo atleta. Io sono contento di aver avuto un padre che ha vinto quello che ha vinto, che ha fatto quello che ha fatto, perché comunque è una forma di esperienza che mi può aiutare nei momenti magari difficili o magari nei momenti positivi. Lo incontrai una volta a Vittorio Veneto quando giocava all'Under 17, perché stava giocando suo figlio Carlo, quindi parlo di molti anni fa, che anche lui era un ottimo portiere, non è stato molto fortunato perché ha avuto un paio di infortuni molto pesanti, ha giocato nella Lazio, ha giocato nel Chelsea, ma mi ricordo che eravamo in tribuna e commentavamo e io feci una battuta, dice mi pare che sia meglio di te, e lui dice vediamo nel futuro, no? Era sempre una persona prudente e affidabile. Io ricordo che nel 2002 fu premiato con l'Euro Champion. L'Euro Champion era una manifestazione organizzata dall'Udinese Calcio con cui si intendeva privilegiare il miglior giocatore italiano all'estero e il miglior calciatore o atleta, poteva essere anche portiere, europeo in Italia. La palma del miglior emigrante, tra virgolette, calciatore all'estero fu assegnata all'unanimità a Carlo Cudicini. La giuria era formata dai direttori dei tre quotidiani sportivi, del Corriere della Sera, della Stampa, del Guerin Sportivo e dell'ANSA, mentre il miglior europeo in Italia fu l'attaccante della Juventus, David Trezeguet. Fu assegnato anche un premio al miglior arbitro, Pierluigi Collina, e poi questa manifestazione andò via via sempre a diventare sempre più importante, più famosa, e la sua ultima edizione fu datata 2005, poi non ci furono altre edizioni perché nel frattempo era scoppiato il Calciopoli, quindi non aveva più senso premiare determinati giocatori.